Ciao a tutti amici, oggi vi volevo fare notare e vedere una cosa che a noi piccoli contadini dà molto fastidio. E tanti magari dicono che belli che sono, ma sono spettacolari, ma che spettacolo che sono i caprioli, i cinghiali, vengono in spiaggia, fanno il bagno. Il Tasso com'è bello, l'Istrice con i suoi aculei, che spettacolo! Sì, purtroppo però per noi sono veramente un dramma. Allora, io adesso vi voglio vedere i danni che fa nel mio piccolo. Allora, teniamo conto che un cinghiale adulto può pesare anche fino a 130-140, dipende, anche 160 kg. Quindi quando si muove è una bella bestia. Qua noi ci troviamo su delle zone, come vedete, un po' tutte collinari, tutto un sali e scendi e tutto fatto di pianelli e mureti in sasso. Bene. Il cinghiale, siccome è pesante e fantastico, quando va a cercare col suo naso che fa tutto e tutti i suoi movimenti, tira giù anche i muretti in sasso e quindi a metterli a posto è una gran fatica. Non solo. Ora cosa fa il cinghiale? Se mettete il mais, ne raccogliete, se va bene, una pannocchia, perché dovete recintare tutto. Adesso andiamo avanti e vi faccio vedere invece il nostro amico capriolo. Ecco qua, il nostro amico capriolo al momento sta facendo le sue colazioni bellissime con le piantine di peperoni. Guardate che spettacolo che è questo nostro amico capriolo. Queste, poi dov'è che ne ha mangiate un po'? Ora ve li faccio vedere. Eccolo qua. Questa l'ha fatta seccare. Ma seccano tutte. Questa c'ha dei ricacci, non so neanche io se tenerle o meno. Proviamo quelle di sopra. Queste, queste. Ecco qua. E vabbè. Andiamo a vedere invece cosa ha fatto dalle patate. Allora, guardate, eh? Guardate bene cosa ha fatto dalle patate. Questo invece non è il capriolo, ma è l'istrice che va ghiotto di patate. Le patate manca ancora poco e potevamo tirarle su, speriamo che rimanga qualcosa. E guardate qua. Oltre l'istrice che viene dal fastidio alle patate, anche qui il capriolo, se notate, ha fatto fuori tutti i germogli. Ah, questa è una dorifera, uccidiamola, che anche questa fa il suo sporco lavoro. Questi pidocchietti non so cosa siano, però eliminiamo, va, sarà meglio. E quindi contro le patate abbiamo sia il capriolo che si mangia tutti i germogli, i fiori, e l'istrice che si mangia le patate. Ecco qua. Guardate che bello, com'è educato, cioè ha lasciato tutta la buccia, guardate, la buccia, e si mangia le patate. Avete visto che spettacolo? Il nostro amico, eccola, una bella patata tutta bella smangiucchiata, eccola qua, con tutte le sue buccette. L'ha presa qua, chiaramente si vede, bravo. Bravo, bravo il nostro amico Istrice. E poi abbiamo anche
Che dire, eccone qua un altro, guardate. Ma guardate com'è intelligente che le va proprio a scovare attaccati, eh. E vabbè. Va bene, via, amici. Cos'altro vi devo dire? Guardate qua il capriolo come sta facendo fuori. Tra capriolo e dorifera. Andiamo a prendere. No, questa. Tra capriolo e dorifera. Allora, qui c'è una piccolina, via. Uccidiamo. Si stanno mangiando tutto. Guardate le foglie. Questi sono tutti. Queste, vabbè, è la dorifera e va bene, la uccidiamo, ok. Però questi sono lavori da capriolo, queste cimature qua. Un casino e basta. Benissimo, quindi cosa vi devo dire? Che purtroppo, scusate, ma sto prendendo una dorifera, che purtroppo abbiamo sempre da combattere con qualcuno. Adesso le dorifere si sono veramente diventate tante, quindi stamattina passerò anche a fare un giro per distruggerle tutte con le mani. E niente, per cui. Ah, per non parlare dei danni che mi fa il capriolo alle piante giovani, infatti vi lascerò un link in descrizione dove parlerò appunto del mio frutteto nuovo e le piante che mi ha fatto seccare. Ok, ciao a tutti amici e ci vediamo al prossimo video. Ciao!